pur non essendo un comune ma una popolosa contrada di Cupello, Montalfano si conferma come una delle realtà più avviluppate al mondo del calcio, avendo nel suo territorio ben tre società, una amatoriale e due protagoniste del girone G di seconda categoria, che l'anno scorso si sono affrontate in uno scontro fratricida nella gara di semifinale dei playoff. In quella occasione il Montalfano ebbe la meglio sui cugini del Real, ma la corsa della truppa giallo-verde si fermò in finale con la sconfitta ad opera dell'incoronata Vasto. In questa stagione le due compagini rinnovano il duello per i piani alti, anche se l'organico allestito dal patron Sant'Edalberto e dalla sua dirigenza sembra destinato a prendere il largo. I cugini, rinforzatisi nelle ultime settimane con importanti colpi di mercato, provano a loro modo a sovvertire i pronostici. La prima frazione si apre con il piazzato di Di Foglio intercettato dall'ex di turno Ghiran. Al 16° la truppa di Mister Liberatore reclama il penalty in seguito ad un contatto dubbio in area tra Antenucci e un calciatore in casacca arancione che il signor Gargarella di Lanciano non ritiene sanzionabile. Ghiran poco dopo abbranca con affanno un insidioso piazzato dalla distanza della truppa montalfanese che intensifica le proprie offensive e a ridosso della mezz'ora va vicinissima al bersaglio grosso quando Ferrazzo calcia in porta centrando il palo alla sinistra di Ghiran reattivo sulla successiva semirovesciata dell'avanzato Di Foglio. I blaugrana di mister Pier Mattei, rimasti inizialmente ai box, si affacciano timidamente in avanti col tentativo senza pretese di Rossi che si spegne al lato e che poi ci riprova con un piazzato da limite dagli esiti pressoché identici. La seconda frazione viaggerà sullo stesso copione con il Montalfano più incisivo e col Real che controlla con sporadiche offensive dalle parti dell'inoperoso Smerilli. Il suo omologo Ghiran non sembra particolarmente tranquillo nell'intervento per allontanare il traversone di Di Foglio che crea qualche piccola apprensione in area. Il duello tra i due si ripete poco dopo col portiere del Real che blocca in due tempi il piazzato da posizione centrale del 6 di Mister Liberatore. Ghiran rischia grosso a ridosso della mezz'ora quando intercetta con affanno un pericoloso diagonale da fondo campo degli avanti avversari che poi non riescono a ribadire in rete con le ribattute ravvicinate di Andrea Carlucci e Portellini rimpallati in qualche modo dalla retroguardia della Real. Smerilli, che può definirsi quasi uno spettatore non pagante, abbranca con scioltezza un velleitario tentativo di rovesciata dal limite degli avanti del Real che non riescono a produrre alcun effetto significativo, contrariamente a Di Foglio che sfrutta al meglio la sponda aerea di Portellini e trafigge Ghiran in uscita con un diagonale chirurgico destinato a far pendere l'ago della bilancia in chiave montalfanese. Nel finale i due protagonisti invertono i ruoli quando stavolta è Di Foglio a imbeccare Portellini che riesce a sfiorare la sfera ma non a sorprendere ancora Ghiran. Di Foglio scatenato cerca invano di rimpinguare il punteggio nel finale ma può andare bene anche così. Il Montalfano si scrolla di dosso l'insidia dei cugini e veleggia solitario in vetta alla classifica. Il Montalfano si aggiudica questo derby con il Real e prosegue a punteggio pieno la marcia ormai solitaria in vetta alla classifica. Doppiamente importante, Sant'Edalberto, questo successo perché eravate in coabitazione proprio in prima posizione. Ma è una vittoria importantissima perché ci attesta prima in classifica e poi una vittoria di un derby, un bel derby, molto sofferto devo dire, giocato con il coltello tra i denti da parte di tutte e due le squadre. E abbiamo avuto la meglio e siamo contenti così. Il Montalfano quest'anno punta ad evitare i play-off perché l'anno scorso la vostra corsa si è fermata proprio lì. Ma veramente sono due anni che ci fermiamo ai play-off. È chiaro che quest'anno abbiamo rinnovato un po' tutto, dal tecnico al gruppo di giocatori, ci siamo rinnovati per creare nuovi stimoli, non perché chi ci fosse prima non ha fatto bene, anzi. Se siamo qui è anche grazie a quello che abbiamo costruito negli anni. È chiaro che adesso ci sono nuovi stimoli, ci sono nuove motivazioni e punteremo a fare sicuramente meglio dell'anno scorso. Il ruolo di favorita dichiarata potrebbe essere un handicap per voi in certe gare, spesso molte squadre vi attendono al varco. Ma sono diversi anni che va in giro questa favoletta che siamo sempre la favorita. È chiaro che siamo abituati ad essere attesi dalle altre squadre e quando le squadre vengono qui vengono per fare la partita e per vincerla. Quindi siamo pronti, siamo preparati a giocarci questo campionato rispettando l'avversario ma mettendo in campo tutte le nostre forze. E per chiudere un giudizio sui vostri cugini del Real? Ma una buona squadra, sono molto rinnovati anche loro, hanno giocatori di categoria superiore, giocatori importanti, stanno facendo bene e sono convinto che faranno bene durante il corso del campionato.
Orazio Piermattei è il tecnico del Real Montalfano, quest'anno primo anno qui in questa società, è una sconfitta onorevole perché il Montalfano, lo sappiamo tutti, è una delle formazioni meglio attrezzate, ma voi certamente non siete molto peggio. No, assolutamente, anzi io sono molto contento per la partita che hanno disputato i ragazzi. Giocare contro il GS sinceramente è difficilissimo perché comunque sono 8-9 undicesimi dalla squadra che l'anno scorso hanno fatto un campionato di promozione. Chiaramente giocando in seconda categoria la differenza si vede, però la partita ce la siamo giocata fino alla fine. Senza strafare abbiamo fatto la nostra partita. Peccato per la fine, per la svista, abbiamo fatto un errore e abbiamo pagato il caro prezzo. La società che cosa le aveva chiesto all'inizio della stagione? Ma sinceramente all'inizio della stagione noi ci dovevamo solo salvare. Adesso le ultime due settimane sono cambiati un po' i programmi, abbiamo preso 3-4 elementi che ci possono far fare il salto di qualità, chiaramente puntiamo a fare i play-off.